Salve e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi, in questa nuova guida. Vi spiego come risolvere questo problemino di PUBG Battlegrounds, come volete chiamarlo, su Steam. Ha un problema, nel senso che non si avvia oppure escono alcuni errori che impediscono così il lancio di PUBG. Quindi, ragazzi, questo breve tutorial in pochi passi io vi spiegherò come aggiustarlo, ok? Ci vediamo dopo la intro. Ok, allora, come fare? Innanzitutto andiamo su Steam. Questo è il primo metodo, ok? Primo metodo, poi dobbiamo scaricare alcuni driver per Microsoft Visual, più DirectX e altre cose che potrebbero veramente sbloccare quell'errore. Quindi andiamo sul nostro gioco, se lo trovo, che sta da questo, eccolo qua. Impostazioni, proprietà, file locali e fate una verifica integrità dei file di gioco. Ci vorrà un bel po'. Ok. Andiamo su la sicurezza di Windows, protezione da virus e minacce. Gestisci impostazioni e qua sopra su protezione in tempo reale disattivatelo. Ok, attivatelo. Disattivatelo. Io adesso lo attivo perché. Ops, non me lo fa più attivare. Vabbè, teniamolo disattivato. E chiudiamo tutto. Poi i driver che dobbiamo scaricare e installare li troverete in descrizione. Questi qui. Italiano. Lo stesso vale anche per questo italiano. Ok, scarica, li scarichiamo entrambi, sia questo che questo, tutti e due, per sicurezza tutti e due, avanti, e scarichiamo pure questi due. Ok, sul nostro desktop ci saranno i nostri bellissimi due driver. Ok, esegui come amministratore. Accetto il contratto che nessuno legge. Installa Bing. No, avanti. Inizializzazione in corso. Installazione completata. Lo stesso vale anche per questo. Esegui come amministratore. Accetto i termini e le condizioni di licenza. Installa. Ok, perché è già installata un'altra versione del prodotto. Impossibile continuare l'installazione di questa versione. Quindi adesso chiudo. E adesso andiamo su prompt dei comandi. E facciamo una breve analisi per verificare così il sistema.